applausi ragazzi. Beppe riesce sempre a imbarazzare in maniera fantastica, però è meraviglioso. Tiene una scuola da quanti anni? Sono 30 anni. 30 anni che esiste la scuola Immagina. E io, siccome sono anziano, sono anche uno dei testimoni della nascita di questa scuola. E abbiamo lavorato insieme dal 95, quindi dal secondo anno che esiste la scuola. Mi chiamo Giovanni Bogani e faccio qui i corsi di storia del cinema e di giornalismo cinematografico. Iniziano fra l'altro alla fine del mese, quindi se a qualcuno interessa, c'è qualche allievo qua dei corsi degli anni passati. Sono state delle avventure e sono delle avventure molto belle, perché ci divertiamo, credo che impariamo anche qualche cosa sulla storia del cinema e sul giornalismo, ovvero quel mestiere odiato da tutti, che è quello di fare il critico o di fare le domande agli attori, ai registi, alle attrici, e di solito non hanno voglia di rispondere o rispondono quello che gli pare a loro. Però insomma è un mestiere affascinante, permette di vedere un sacco di film in tutti i festival internazionali, permette di vedere le cose anche un pochino prima degli altri. C'è intanto un microfono che sta per partire con Larsen, sento. No. Questa mezz'ora, tre quarti d'ora che abbiamo adesso invece è dedicata al cinema in Toscana. Perché? Perché intanto l'ha chiesto Beppe, l'ha chiesto Sandra, di fare una breve introduzione per avere poi una introduzione all'ospite che verrà qua, di cui parleremo fra poco. Perché il cinema in Toscana? Un po' il cinema in Toscana perché voi, attrici soprattutto, aspiranti attori, aspiranti registi, sarete il cinema in Toscana di domani. Almeno quello è ciò che sperate voi, quello che spera anche Beppe, perché Beppe vuole che voi siate sempre più bravi e sempre più conosciuti. Come sapete, proprio un'allieva degli scorsi anni è diventata protagonista di un importante film per la piattaforma Netflix, e quindi è un grande riconoscimento anche che va alla scuola, al lavoro della scuola, perché questo film, Sei nell'anima, diretto da Cinzia TH Torrini, interpretato da Letizia Toni, è un pochino anche, come dire, una gioia per gli insegnamenti che sono stati dati soprattutto da Beppe. Qui sopra vediamo anche un oggetto di scena che fa parte di un film che ha fatto Beppe, che si chiama Zoroastro, che racconta questo sogno di volare, e addirittura hanno costruito questa macchina che è più o meno la stessa che aveva costruito Leonardo da Vinci per il suo esperimento sul volo, quando fece volare il suo amico, perché non era scemo, non ci volò lui, da Monte Ceceri, lo fece buttare giù dal monte con questa macchina attaccata alle braccia, e quest'uomo volò per 1,5 km, che è una cosa pazzesca. Poi si spezzò il bacino, i femori, insomma. Però, diciamo, per l'amore della scienza questo è altro. E Beppe ci ha fatto un film, e sarebbe bello fare un premio, lo Zoroastro d'oro, mettiamo l'aquila con le ali e cerchiamo stasera di... Stasera daremo il premio a Veronesi. Stasera, se Veronesi, poi ora ne parleremo. C'è una novità che mi ha detto di dirvi, ma ne parleremo tra poco. Quindi il cinema in Toscana. L'ultima cosa che vi voglio dire di anticipazione è che domenica celebriamo la serata finale del Festival Immagina. Il Festival Immagina è un piccolo ma bel festival dedicato soprattutto ai cortometraggi internazionali, che nasce proprio da questa scuola, cioè la scuola accoglie i cortometraggi che si presentano per il concorso, li fa vedere agli allievi dei corsi di giornalismo e alla fine quelli ritenuti più belli vengono premiati. La serata di premiazione è domenica, quindi domenica alle 8:30 ci ritroviamo tutti qua alla scuola Immagina. Ci sarà anche Luca Miniero, che è un regista importante, ha fatto Benvenuti al Sud, ha fatto tanti altri film, soprattutto commedie, e Luca Miniero è uno dei registi dei film del festival ed è anche l'ospite, gradito ospite di domenica sera. Quindi sarei molto contento se voi foste qui domenica alle 8:30. Poi cominciano e continuano i corsi in presenza. Io faccio questi due corsi invece su Zoom, abbiamo cominciato con la pandemia, ci siamo trovati bene,
Giornalismo cinematografico e storia del cinema. Storia del cinema in Toscana, che cosa vuol dire? Vuol dire, qui dietro di me, ora ci sarà qualche fotografia che verrà mandata dal tecnico della scuola, però insomma, ecco, ne state vedendo già una. Tante persone si sono succedute, sono passate da Firenze e dalla Toscana in relazione al cinema. Ed è una cosa abbastanza curiosa, perché occupandomi del cinema e della sua storia, ho scoperto una cosa che non sapevo e forse non sapete neanche voi fino in fondo. La storia del cinema ha rischiato molto seriamente di cominciare da dove? Voi forse sapete chi è, diciamo, l'inventore del cinema, o meglio, chi sono ritenuti gli inventori del cinema, come si chiamavano? I fratelli Lumière. Ecco, i fratelli Lumière fanno la loro prima proiezione nel 1895, pochi giorni dopo Natale, a Parigi, giorno di pioggia. Parigi è una città straordinaria in quel momento, piena di vita, sta preparandosi all'esposizione universale, girano tanti soldi e c'è questo nuovo marchingegno, questo nuovo spettacolo che si chiama Cinematograph. Vengono invitate alcune persone, alcune pagano un biglietto di un franco, sono 35 in tutto, quindi siamo di più adesso, e loro vedono davanti a sé i primi film, ok? E questa è la storia che sappiamo tutti. 1894, cioè l'anno prima, il cinema, come ve la racconto, a Firenze passa un ragazzo che ha 26 anni, che si chiama Filoteo Alberini, e lavora all'Istituto Geografico Militare, che esiste ancora, tra l'altro, fanno le mappe per l'esercito, sostanzialmente. Lui è un tecnico, è uno giovane, bravo, e vede a un certo punto in Piazza Vittorio Emanuele, quella che oggi è Piazza della Repubblica. All'epoca la Repubblica non c'era, c'era il re e quindi si chiamava Piazza Vittorio. Vede pubblicizzato un apparecchio che ha inventato un americano, si chiama Edison, questo signore che l'ha inventato, si mette dentro una specie di scatola un occhio e dentro si vedono delle fotografie in movimento. Cioè è una specie di cinema che si chiama kinetoscopio, però si può vedere una persona alla volta. Quindi non è uno spettacolo da mostrare pubblicamente. Questo ragazzo che sta a Firenze, che vede questo marchingegno, chiede al signore che lo esibisce: scusi, ma potrei capire com'è fatto? Questo signore, che è un americano, un amico di Edison, lo prende a scapaccioni, cioè lo caccia fuori, dice: no, io assolutamente non ti dico com'è fatto, anzi ragazzo, fila che è meglio. Bene, questo ragazzo torna a casa, ci ragiona sopra e si inventa un meccanismo che praticamente è il cinema, cioè è una macchina per proiettare delle visioni, delle fotografie in movimento, per proiettarle su un muro, cioè esattamente il cinematografo. Poi però, siccome uno è un uomo, un ragazzo, come possiamo essere, no, io no, un anziano, ma insomma, come potete essere voi, questo qui non ha la forza industriale di creare una macchina, un macchinario in modello industriale. Allora cosa fa? Va a proporre la sua idea, uno chiede il brevetto, che dovrebbe essere questo dietro di me, la privativa industriale allo Stato italiano, e poi se ne va a Lione, dove ci sono degli industriali che fanno materiale fotografico. Questi signori come si chiamano? Vediamo. Si chiamano Lumière. Cioè lui è quello che dà l'idea ai Lumière del cinema. Poi lui torna a Firenze, tutto contento, dice: bene, bene, gli ho spiegato tutto, ora me lo fanno, mi aiutano, così. Il brevetto glielo danno dopo un anno, quando i Lumière hanno già brevettato il loro, che si chiama Cinematograph. Quindi, per un gioco del destino, o anche perché era solo un ragazzo da solo, questo signore Filoteo Alberini non è l'inventore del cinema per la storia del mondo. Però noi sappiamo che a Firenze praticamente nasce l'idea del cinema, prima ancora dei fratelli Lumière. Da lì in poi, come dire, c'è una storia che lega Firenze e il cinema in maniera molto forte.
Tra l'altro ci sarà questo signore Alberini che inventa il cinema, poi inventa tante altre cose, ora non ve le sto a raccontare tutte, ma insomma fa il primo film importante italiano che si chiama La presa di Roma, 1905, poi si crea la prima grande società di produzione che poi diventerà la Cines, che era una società molto importante prima della seconda guerra mondiale, e poi addirittura fa una macchina, si chiama Cinesigrafo, che era l'antenata del 3D. Cioè si vedevano immagini, lui le chiama stereovisioni, cioè con i due occhi, e praticamente dava l'illusione del 3D. Poi fa ancora un'altra cosa, si chiama cinematofonio, cioè il primo cinema sonoro. Questo qui era un genio e viveva qua, tra l'altro viveva a pochi metri da qui. Dopodiché cominciano a farsi vedere i film, comincia il secolo del cinema, il Novecento. E si passa di nuovo da Firenze nel 1922, perché succede un'altra cosa importante, che anche questa non è tanto conosciuta. C'è il centenario della morte di Dante. Allora vogliono fare un film che racconti Dante, nella sua vita, nei suoi tempi, e lo chiamano proprio così il film, Dante nella vita e nei tempi suoi. Ma per fare questo hanno bisogno di ricreare Firenze medievale. Cosa fanno? Si inventano i primi grandi studi cinematografici d'Italia, che sono in un terreno che all'epoca era campagna, a Rifredi, in via delle Panche, ora è urbanizzato naturalmente, e lì ci mettono tutta una nuova Firenze medievale, cioè ricostruiscono le strade, i vicoli, le piazze, tutto quello che era la Firenze del 300 di Dante. Poi i costumi, fanno cucire un sacco di costumi, ci sono 3.000 comparse. È un film colossal, come sarebbe detto negli anni 70, però fatto nel 1922. Esce questo Dante nella vita e nei tempi suoi, e quindi hanno creato la prima Cinecittà d'Italia. Cinecittà poi nascerà, ma molto dopo, nel 1937. E quindi questa Cinecittà nasce a Firenze, studi di Rifredi, dove poi gireranno anche altri film. Uno importante perché è un film americano, si chiama Romola di Henry King, e la protagonista è un'attrice che era molto bella, si chiamava Lillian Gish, aveva fatto dei film di Griffith, che è un grande regista americano, e lei se ne viene a girare a Rifredi, a Firenze. Tra l'altro Lillian Gish, in video per un'altra cosa, è morta a 100 anni, e quindi insomma gli ha fatto bene il cinema. Questa storia d'amore, diciamo, tra Firenze e il cinema poi continua con molti altri episodi, ve li dico proprio veloci, veloci, veloci. Per esempio, negli anni 30 c'è un ragazzo che cresce a Viareggio, che diventa amico di un altro ragazzo ricco, che è il figlio di un regista teatrale che si chiama Forzano, e questo Forzano, il papà dell'amico di questo ragazzo, aveva creato anche lui degli studi cinematografici, che erano a Tirrenia, tra Pisa e Livorno. Con una inventiva non proprio geniale, l'aveva chiamato gli studi Pisorno, parola che era piaciuta anche al Duce, e poi questi studi divennero importanti per il cinema italiano. E questo ragazzo cresciuto a Viareggio, che poi ritroveremo a fare film e che vince un premio quando era giovanissimo, aveva 20 anni e vince un premio, era Mario Monicelli. Mario Monicelli, che poi ha fatto cinema in un periodo pazzesco, lunghissimo, dal 1934, in cui fa il primo film a 19 anni, fino al 2010, quando muore. Cioè un arco di tempo che è tutta la storia del cinema, praticamente. E intanto emergono degli attori, ora non riesco a vedere dietro che cosa c'è, ma insomma, ditemi voi. Che c'è? E questo signore qua era nato a Sesto Fiorentino, si chiamava Fosco Giachetti, tra l'altro zio di un'altra attrice, si chiama Gianna Giachetti, che ha lavorato anche recentemente in tanti film toscani. Questo qui era il volto
serio, diciamo l'eroe bel tenebroso, non tanto bello ma molto tenebroso, del cinema degli anni 30. Fa questo film che si chiama Lo Squadrone Bianco di Augusto Genina e ne fa tanti altri. E lui è uno dei divi del cinema prima della Seconda Guerra Mondiale, Fosco Giachetti, fiorentino di Sesto, mentre Pratese era Clara Calamai. Clara Calamai, che è famosa, era bella quando era giovane, è famosa soprattutto per una cosa che viene sempre citata e che è, forse qualcuno lo sa, il primo seno nudo della storia del cinema italiano. In un film che si chiama La cena delle beffe, sono meno di un secondo, se uno va a vedere, Amedeo Nazzari, che era un altro attore famoso all'epoca, gli strappa la camicetta e lei, prum, a un certo punto fa pop, flashing. Diventa conosciuta per questo, ma in realtà è l'attrice brava e intensa e drammatica e naturale di un film che si chiama Ossessione, che viene girato nel 1943 e che è il primo film, prima ancora di Roma Città Aperta, che diciamo fa capire cosa poteva essere il neorealismo. Cioè questo film Ossessione è il primo film vero, naturale, drammatico che il cinema italiano esprime dopo i film un po' finti, un po' troppo rileccati, un po' edulcorati dei cosiddetti telefoni bianchi. Quindi Clara Calamai è importante proprio per la storia del cinema. Poi, tra l'altro, ha avuto una vita non tanto fortunata perché quando si è sentita meno bella si è allontanata dal cinema. È stata ripresa, insomma, richiamata soltanto a Dario Argento nel 1975 per fare l'assassina di Profondo Rosso. Però, insomma, praticamente non ha fatto più film dagli anni 50 in poi. Fiorentino, giusto per dirvelo, ha anche un altro regista che ora nessuno nomina mai, almeno che io sappia, si chiamava Gianni Franciolini. Gianni Franciolini ha fatto, se vi capita mai di così sentirlo nominare o guardare su YouTube, dei film che sono bellissimi, secondo me. Uno si chiama Fari nella nebbia con Fosco Giachetti, appunto, quello di cui parlavamo prima. Un altro, girato a Firenze, si chiama Il mondo le condanna, con un'attrice fantastica che era Alida Valli, ed è un film tutto girato a Firenze su una donna che in tempo di guerra ha avuto un figlio e quindi viene condannata dalla società. Un melodramma, cioè un film molto drammatico, bello, girato tra l'altro anche proprio nel quartiere di Rifredi, che cinematograficamente non è tanto frequentato. Invece c'è una scena proprio vicino alla stazione di Rifredi molto bella. Poi fa un film che si chiama Le signorine dello 04, in realtà sono telefoniste, ed è un film in cui racconta, diciamo, giovani donne indipendenti che fanno che lavorano, ed è una cosa abbastanza nuova per gli anni, fine anni 40, raccontare tante donne indipendenti che lavorano, che hanno desideri, hanno aspirazioni. Era una commedia, ma era molto intelligente, con Antonella Lualdi e Franca Valeri, che erano due attrici molto brave, una molto bella anche Poi, insomma, per dirvi quanto la Toscana porta al cinema, andando molto veloci, arriviamo agli anni 60. E c'è una ragazza che sul lungomare di Viareggio fa delle fotografie quasi un po' per caso, perché passa un fotografo in spiaggia. Questo fotografo poi le manda una rivista, questa rivista le compra, lei va in copertina. Questa ragazza a poco più di 15 anni si ritrova famosa e si chiama Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, che attraversa praticamente tutto il cinema degli anni 60 come una ventata di giovinezza, di euforia, di bellezza, è molto diversa dalle attrici che la precedono, perché le attrici che venivano prima erano drammatiche, imponenti, anche forse un po' pesanti nel loro porsi. Stefania Sandrelli è sciolta, è vivace, è spontanea, è viva, è un po' naif, un po' adolescente ancora. E il film in cui viene raccontata forse meglio di tutti è un film che non è famosissimo adesso, si chiama Io la conoscevo bene, di un regista che si chiamava Pietrangeli, ed è un film che praticamente racconta la vita
di Stefania Sandrelli in quel momento, cioè di un'aspirante attrice di 20 anni, bella, non stupida, che però, diciamo, il mondo del cinema tende a manipolare, a usare, a strumentalizzare. Quindi, in fondo, è anche un film sul mestiere dell'attrice. E se vi capita, questo è un film molto bello, con un'attrice che è stata sempre vista un po' come ingenua, come superficiale, invece non lo è per niente, cioè è una donna, un'attrice molto intelligente e poi l'ha dimostrato con tanti film, per Bertolucci, gira Il conformista, gira Novecento, poi con Scola, La famiglia, insomma è una delle grandi attrici del cinema italiano ed è nata a Viareggio. Tra l'altro grande fan lei di Giacomo Puccini, che era il più pop degli autori di musica lirica, il più cantabile, diciamo, e anche il più romantico. E mi è capitato di presentare Stefania Sandrelli al Festival di Lucca, è stato molto bello l'incontro perché ha veramente tante cose da dire. Mentre parlando di Viareggini, ritorniamo a quello che è un genio del cinema, della commedia. E anche del cinema girato a Firenze, appunto Mario Monicelli, che a 20 anni fa questo primo cortometraggio, I ragazzi della Via Pal, e viene premiato a Venezia. Venezia che cominciava allora la sua storia, era la terza edizione della Mostra del Cinema di Venezia nel 1935 e Monicelli già vince. Poi vincerà un premio più importante nel 1959, il Leone d'Oro ex aequo, per La Grande Guerra, che è forse il suo film più bello. Tra l'altro è un film che è una commedia, ma è anche una tragedia, e per la prima volta si vedono Sordi e Gassman in un ruolo comico, ma anche molto drammatico. E questo mescolare la realtà cruda della vita e le cose che fanno ridere insieme in un film è la grande arte di Monicelli e forse anche la grande arte della commedia all'italiana. Perché se abbiamo una cosa in più rispetto a tanti altri autori di commedie, è che la commedia italiana vera è quella che non è mai solo comica, non è mai solo grottesca, ridicola, ha anche un fondo serio, un fondo drammatico, e questo è il suo bello. La storia d'amore tra Monicelli e il cinema poi non finisce mai praticamente. Ora, è inutile nominare i film, ma insomma, lui gira quasi tutti i film di Totò, tra cui Guardi e Ladri, insieme a un altro regista che si chiama Steno, che era il papà di dei fratelli Vanzina. Lui si chiamava Stefano Vanzina, accorciato Steno. Dopo che fa i film di Totò, fa un altro film abbastanza inusuale, molto geniale, che è I soliti ignoti, che fa ridere ancora oggi, se lo guardi non puoi fare a meno di ridere, e che ha un cast pazzesco con Mastroianni e Gassman insieme, con delle comparse meravigliose, con Totò che fa una lezione sul furto con scasso, con una cassaforte che è bellissima, e insomma, I soliti ignoti è proprio un cult movie, 1958, la commedia all'italiana comincia un po' da quel film, poi fa appunto La Grande Guerra, poi gira con Gassman dei film pazzeschi. Uno è l'Armata Brancaleone, in cui prende in giro praticamente i cavalieri del Medioevo, e poi arriva a girare, ve lo dico veloce veloce, arriva a girare un film a Firenze che non doveva essere girato a Firenze, doveva essere girato a Bologna da un altro regista che era Pietro Germi. Questo film si chiama Amici miei. Amici miei è il film che tutti i fiorentini nominano, che tutti i fiorentini citano, che è stato girato a pochi metri da qui, via d'Erenai, il di Laddarno, poi la sede della Nazione, che è tra l'altro il giornale per il quale scrivo, e il personaggio protagonista, il Perozzi, è proprio un giornalista della Nazione nella finzione del film. La piscina a posto. La piscina. Tanti luoghi di Firenze, la stazione di Santa Maria Novella, dove c'è la scena forse più celebre di tutte. Questo film doveva essere girato a Bologna da Pietro Germi, poi Pietro Germi si ammala, sa che non avrà le forze per fare il film, e
chiama il suo ex aiuto regista e amico Mario Monicelli, dice: lo puoi fare solo tu, e glielo sfida. Monicelli dice: va bene, ma lo voglio fare a Firenze. Racconta storie di comicità toscana, è stato scritto da due toscani, quindi lo voglio fare a Firenze. E quindi si sposta qui l'azione. Tra l'altro, dovevano esserci Mastroianni e Raimondo Vianello, e quindi sarebbe stato un film ancora più pazzesco. Poi Mastroianni non si convince, dice: no, questi film collettivi non mi piacciono più, ho fatto già la grande abbuffata, poi tutti gli altri si approfittano del fatto che il film collettivo si fanno belli, io rimango in ombra, no, non c'ho più voglia. Raimondo Vianello non c'ha voglia nemmeno lui di fare il film, si rifiuta, altrimenti sarebbe stato un cast tutto italiano, mentre invece è un cast internazionale con Philippe Noiret che interpreta il Perozzi. Però, insomma, parla comunque di Firenze, parla dei fiorentini, parla dello spirito fiorentino. Nasce tra l'altro da delle storie vere che erano accadute non agli sceneggiatori, ma ai pre-sceneggiatori, si chiamavano Scarnici e Tarabusi. Erano due signori fiorentini che scrivevano sketch per la radio e per la televisione e che a Castiglioncello, dove andavano in vacanza, vedevano tutte queste storie di amici, di scherzi. Questo scherzo della stazione, degli schiaffi alla stazione Firenze, erano poi gli schiaffi alla stazione di Castiglioncello, fatta da questo signore che io non ho mai conosciuto, che ha ispirato il personaggio del Conte Melandri, mentre un medico ispira la figura del Sassaroli, il medico. E quindi la storia poi di Amici miei diventa un grande successo, dà origine a due sequel, due e tre, e poi diciamo e mezzo, perché c'è Amici miei Come tutto ebbe inizio, che è un sequel girato molti anni dopo, nel 2010, ambientato nel Rinascimento e non particolarmente venuto bene, ma insomma. E Neri Parenti è il regista, Aurelio De Laurentiis è il produttore del sequel. Pensavano di fare una grande cosa, era una sceneggiatura che lo sceneggiatore Piero De Bernardi, quindi ancora quello originale, aveva tenuto nel cassetto per 30 anni. Però non funziona più quasi nulla. Mentre da qui in poi, cioè da Amici miei in poi, la Toscana diventa di moda nel cinema e quindi nasceranno i grandi talenti toscani, che sono, diciamo, grosso modo tre grandi luci. Una, attori toscani che... Uno è Roberto Benigni, uno è Francesco Nuti, e uno è Pieraccioni, bravo. E qui abbiamo fatto il poker, diciamo. E parlando di Roberto Benigni, c'è un film che è girato tra Campi Bisenzio e Prato, che è un film a vederlo oggi molto hard. Ho rivisto ieri una sequenza di questo film, insomma, può essere duro da vedere. Berlinguer ti voglio bene. Berlinguer ti voglio bene, film di campagna sostanzialmente, di sottoproletariato, di gente povera, gente arrabbiata. Benigni, che era all'epoca, veniva dalla campagna, povero, arrabbiato, è perfetto. Il regista è Giuseppe Bertolucci, cioè il fratello di Bernardo Bertolucci, quasi più geniale Giuseppe per tante cose, ed è quello che aveva scoperto Benigni nei teatrini di Roma, dove Benigni faceva la fame insieme a un altro grande attore che si chiamava Carlo Monni e che è stato molte volte qui alla Scuola Immagine. Dopo, se abbiamo tempo, ve ne parlo. E insomma, in Berlinguer ti voglio bene c'è tanta rabbia. C'è un monologo in cui gli dicono che la madre è morta e lui comincia a camminare in mezzo alla campagna e è da brivido perché dice delle parole così rabbiose, così violente, che oggi non si potrebbe, neanche un secondo potrebbero far vedere in televisione. Quindi Berlinguer ti voglio bene è una cosa veramente fuori da tutti i canoni. Poi c'è questo trio, anche questo meraviglioso, chiamato i Giancattivi, del quale fa parte Francesco Nuti, ed è comandato, diciamo, da Alessandro Benvenuti, che è un altro regista e attore molto bravo che farà tante cose, la più importante delle quali è Benvenuti a Casa Gori, che è uno spettacolo teatrale che farà il sold out, cioè il tutto esaurito, per 590 repliche in giro per l'Italia, a
A Firenze al Teatro Verdi fa il record assoluto di sold out, cioè è uno spettacolo che ha fatto storia. Come in America c'è Cats, che è stato per non so quanti anni in cartellone a New York, Benvenuti in casa Gori ha tenuto il cartellone una quantità incredibile di volte ed è uno spettacolo in cui Alessandro Benvenuti fa tutte le parti a teatro. Quindi virtuosismo, bravura e tanta toscanità dentro, cioè c'è la rabbia toscana, c'è l'umorismo toscano, il dolore toscano, scritto da un altro grande autore di teatro che si chiama Ugo Chiti. Ugo Chiti è, diciamo, il genio del teatro in Toscana, ha fondato una compagnia, si chiama Arca Azzurra, nella Val di Pesa, e poi ha fatto tanti film, ha scritto per Garrone, ha fatto tantissimi lavori, anche come regista in proprio. Quindi, Ugo Chiti, benvenuti, ritorniamo ai Giancattivi, a Tina Cenci, Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, il quale poi emerge forse un po' di più degli altri. Si stacca dal trio, fa dei film in solitaria, il primo si chiama Madonna che silenzio c'è stasera ed è un film girato a Prato tra i telai di Prato, il lavoro operaio anche lì di Prato ed è bello e molto triste anche quello, è un film comico triste però, che ricorda un po', ci ho pensato dopo, tempi moderni di Charlie Chaplin, con questo odio verso la tecnologia, verso l'industria, la fabbrica. E lui, Francesco Nuti, se si guarda bene, si veste un po' come Chaplin. Ha una giacchettina troppo larga, i pantaloni un po' corti, cammina un po' strano, è solitario. E rivedendo quel film ho visto che dietro, nella sua stanza, c'è un poster di Charlie Chaplin. E quindi forse non era del tutto sbagliato pensarlo. Nuti fa un sacco di film dopo da regista e protagonista. I più famosi sono Stregati, Donne con le gonne, Caruso Pascoski di Padre Polacco, Willy Signori e Vengo da lontano. Ne fa tanti di un successo enorme. Tutti con lui protagonista e una donna bellissima accanto, che può essere Ornella Muti, Isabella Ferrari, Clarissa Barth, l'americana, con cui poi avrà una storia lunga e anche abbastanza difficile, Giuliana De Sio, con cui fa Io, Chiara e l'Oscuro e Casablanca, Casablanca. Praticamente tutti gli anni 80 e 90 il re della commedia è lui, fino al 1994. Quando gira un film, anche lì è strano perché a volte le grandi ambizioni poi si scontrano contro un muro. Lui gira un film in America che si chiama Occhio Pinocchio, tratto da Pinocchio di Collodi, e sarà la sua rovina praticamente. Questo film lui si dice sfora il budget, cioè Vittorio Cecchigori gli dà dei soldi, tanti, e lui però ne spende di più. Poi aumenta i giorni di lavorazione, non lo finisce, non riesce a concluderlo, torna a casa con tanto materiale, lo monta. Il film esce a Natale 94 e stranamente non ha successo. Quindi tanti soldi spesi, pochi soldi guadagnati, lui che comincia a chiedersi perché, a stare male, quindi anche a vivere male proprio, a bere. Entra in un loop da cui non uscirà più praticamente. E lì è l'inizio di un lungo declino. Poi farà altri film, uno quasi di successo che è Il Signor 15 Palle, in cui riprende un po' Io, Chiara e l'Oscuro, però poi sarà una discesa dolorosa, dolorosissima, perché poi avrà un ictus e gli ultimi anni saranno difficili davvero. Però è veramente uno dei grandissimi talenti del cinema toscano, Francesco Nuti. Dopodiché, c'è un personaggio di cui bisognerebbe parlare tra poco, vero non è arrivato. È l'ospite di stasera, che quando arriverà ne parleremo di più. L'ospite di stasera, che è sceneggiatore, quindi scrive film, regista, dirige film, attore qualche volta, ha fatto l'attore per Pupi Avati, ha fatto l'attore per Nuti,
qualche volta compare, tra l'altro ora in un film recente faceva una parte cattivissima, comunque attore, a volte persino musicista, ha cominciato come musicista, ed è l'autore, come sceneggiatore, di quasi tutti i film di Francesco Nuti e di quasi tutti i film di Leonardo Pieraccioni. Poi ha diretto da regista dei film suoi che sono molto strani, molto anomali. Uno si chiama Silenzio si nasce ed è ambientato tutto in un utero. E ci vuole un po' di fantasia per pensare a un film così, con due gemelli che sono diversissimi tra di loro. Un altro è un western, forse l'avete visto, che si chiama con Pieraccioni, David Bowie e Harvey Keitel. Si chiama Il mio West ed è una cosa folle perché l'idea di fare un western in Garfagnana con una rockstar britannica, un grande attore americano e Pieraccioni. Eppure lo fa, ci riesce, fa anche un discreto successo. Però gli vengono queste idee, diciamo, abbastanza geniali, soprattutto quando fa lui il regista. Un'altra è quella, l'ultimo film, una ragazza che non riesce a essere scritturata come attrice e viene scritturata come attore, che è Romeo e Giulietta, che è l'ultimo film. E allora, io poi quando lo vedo, se lo vedete mi fate un segno, perché è imbarazzante parlare di qualcuno. Tra l'altro, mi aveva chiesto una cosa, però non riusciremo a farla. Mi hanno detto, dice, che è scomparso Veronesi. Quindi, come è scomparso? Dice, sì, mi ha detto uno, guarda che non c'è più Veronesi. Ho detto, come? Dice, sì, stanno facendo ora uno speciale su Propaganda Live con tutte le sue apparizioni. Mentana anche sta facendo un telegiornale. Verdone sta parlando e sta ricordando il suo amico. Poi c'è Carlo Conti che prepara un minuto di silenzio, insomma ci sono delle manifestazioni abbastanza importanti su di lui, e addirittura Checco Zalone ha parlato della sua arte, della sua capacità di recitazione e ora si sta aspettando una dichiarazione di Roberto Benigni che sta per arrivare su Veronesi, quindi insomma oggi è un momento un po' difficile. E per finire questo discorso invece sul cinema in Toscana, che sarebbe molto ampio, molto ricco, c'è un altro grande attore, secondo me, che andrebbe ricordato, ve ne ho parlato un po' prima, che è Carlo Monni. Carlo Monni è stato veramente un ciclone a modo suo nel cinema toscano, nel cinema italiano. Però non ha mai voluto vivere a Roma, è rimasto sempre a Firenze, in una strada che si chiamava Via dell'Inferno, un piccolo vicolo vicino all'Arno, e se ne stava lì, andava a mangiare il bollito in qualche ristorantino o trattoria vicina, cioè preferiva la vita vera alla vita, diciamo, delle terrazze romane, degli incontri per trovare un ruolo. È quello che poi ha decretato anche all'inizio il successo di Benigni. Benigni andò a trovarlo, questo è curioso, quando Carlo Monni, che era un po' più grande di lui, faceva uno spettacolo al Teatro Idifredi. Non si conoscevano i due. Benigni entra nel camerino, aveva 19 anni, e gli dice: Monna! Questo dice: Che vuoi? Ah, e tu sei cambiata a casa? Come? Chi ti conosce a te? Ma, e dice: Accidenti, tu sei cambiato di nulla. E lì comincia Benigni a fargli un monologo dei suoi. Non si conoscevano, ma Benigni voleva che Monni lo notasse, voleva in qualche modo fare colpo su di lui. Fa colpo su di lui, alla fine vanno a cena insieme e da lì decidono di fare spettacoli insieme. E quindi poi Carlo Monni e Benigni per i primi anni sono stati insieme a Roma finché non sono stati scoperti, diciamo, da Giuseppe Bertolucci. E hanno fatto una trasmissione televisiva che si può vedere su Rai Play, forse no, ma su YouTube ci sono molti pezzi. Si chiamava Onda Libera ed è la trasmissione più pazzesca della storia della televisione. Era fatta dentro una stalla, ma non una stalla ricostruita in studio, una stalla vera con le mucche. Cioè c'erano le mucche che passavano,
c'era la paglia, sedevano per terra e per terra c'era Benigni, c'era Carlo Moni e c'erano gli ospiti. Tra questi ospiti, tra l'altro, c'era Francesco Guccini, cantautore molto bravo, il numero uno, che a un certo punto fa una tenzone in ottava rima con Benigni, cioè improvvisano delle rime, uno dice tipo il rap di ora, Fedez con non so chi, e Guccini e Benigni lottano in ottava rima. Era una trasmissione pazzesca. Insomma, Carlo Monni era veramente il numero uno, secondo me, che era molto rabbioso quando gli prendevano le furie, diceva molte parolacce, quindi oggi non sarebbe politicamente corretto, però aveva un modo tutto suo di dirle. Cioè invocava Dio, i santi, la Madonna, però poi, siccome si vergognava un po', nel momento in cui lo diceva, faceva un verso come per dire chi è stato? Chi ha parlato? E quindi era tutto un continuo, faceva ma porca Maremma, oh, che ti ha detto? Ed era un continuo, se non lo seguivi era veramente difficile, era così veloce a cambiare che praticamente si prendeva di spalle, cioè riusciva a fregare anche se stesso, naturalmente anche noi. E l'ultima cosa vorrei dirvi, c'è una bellissima poesia quando Benigni porta Carlo Monni sulla canna della bicicletta e Carlo Monni racconta, diciamo, il fallimento di tutti i proletari come lui e come molti di noi, e dice: noi saremo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno salta i fossi e di notte le cene, lo posso gridare forte fino a diventare fioco, noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Noi siamo quella razza che al cinema si intasa per vedere donne nude e farsi seghe a casa. Eppure la natura ci insegna, sia sui monti sia a valle, che si può nascere bruchi per diventare farfalle. Ecco, noi siamo quella razza che è fra le più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quella razza siamo noi, è inutile far finta. Ci ha trombato la miseria e siamo rimasti incinta. E questo era Carlo Monni. Bene, io avrei concluso questo excursus. Grazie. Vi ricordo domenica alle 20:30, se qualcuno invece è incuriosito dai corsi di storia del cinema e di giornalismo cinematografico, avrete uno sconto enorme fatto da Sandra per chi è già studente della scuola Immagine. Ah, l'incontro è previsto alle 6:30, però se lui arriva prima siamo...